Grazie. Madonna, c'ho la lampada abbronzante. È stata una bella giornata di ascolto, di incontro, cominciato stamattina presto a Catanzaro, proseguita a Vibo Valentia, adesso a Reggio. È una giornata cominciata con una forte presenza dello Stato, e io da ex ministro dell'interno ne sono felice, perché sono stati arrestati decine di anarchici. Perché sono qua anche, io non sono qua per salvare nessuno, però sono qua per aiutarvi a restituire lavoro, ma anche onore e dignità a una terra che non merita di essere accostata per la maestra terra bianca. Perché la Calabria sono tante donne, sono tanti uomini. Noi, pensate come siamo matti, stiamo lavorando a un progetto legato all'immigrazione in Calabria, che è totalmente opposto rispetto all'immigrazione che piace alla sinistra. Per intenderci, la sinistra, vi ricordate il presunto modello Riace, diceva: i giovani scappano in Calabria, le città si spopolano in Calabria, e quindi noi come risolviamo il problema? Facendo arrivare migliaia di immigrati. Noi lavoreremo in regione, se ci date la forza di essere in regione Calabria, in una maniera completamente diversa. Ci sono fuori dalla Calabria più di 4 milioni di calabresi che sono stati costretti a scappare in altre regioni d'Italia o in altri paesi del mondo. Se c'è un'immigrazione da agevolare qualora volesse rientrare, sono i figli della Calabria, scappati dalla Calabria, che dovranno poter tornare alla Calabria. Io sono sicuro che anche in questa splendida sala ci siano persone che hanno figli, nipoti, fratelli, chiunque avrà qualcuno che per far fortuna o per cercare semplicemente un umile lavoro si è dovuto fare migliaia di chilometri. Ebbene, prima di preoccuparci di importare in Calabria e in Italia persone che arrivano da culture lontane, magari pensare a ridurre il carico fiscale, a dare pezzi di terra, ad agevolare nell'assegnazione delle case, i figli della Calabria, scappati dalla Calabria, è che io penso che prima di pensare al resto del mondo occorra tornare a pensare prima agli italiani e poi al resto del mondo. Questo è molto normale, per qualcuno sinistra non è così normale, probabilmente cercano nuovi elettori visto che non li hanno più in Calabria e in Italia. Veniamo a noi e veniamo a voi. Il 26 gennaio sarà un voto dei calabresi per i calabresi. Non è un voto in cui qualcuno salva qualcun altro. Io ho una bellissima sensazione. Io so che nelle prossime ore chi di dovere indicherà il nome del candidato presidente, ma ho una certezza: qualunque sia il nome del candidato presidente, la sinistra va a casa e sto giro di giornata. Il difficile comincia il 27 gennaio, perché preparatevi, nelle prossime settimane le vostre caselle della posta saranno inondate di facce che sorridono, manifesti con gente che sorride, che promette, spot alla radio, spot alla TV, spot sui giornali, farò. Domanda numero uno: chi ha governato in Calabria negli ultimi anni, ovvero sia il Partito Democratico, non può dire farò, ma deve spiegare che cosa ha fatto negli ultimi anni. E vi dico, perché poi fra non molto si vota anche in Comune a Reggio Calabria, prima si vince la regione.
ragione. Noi abbiamo ascoltato nelle scorse settimane, a proposito, io ringrazio Cristian Invernizzi e ringrazio tutti i coordinatori, tutti i militanti e i volontari. Pensate che nelle ultime settimane siamo stati con i gazebo in più di 150 piazze in tutta la Calabria, quindi faccio a voi l'applauso perché avete dato veramente una dimostrazione di affetto. Ma voi pensavo a costruire anche il programma elettorale per la Calabria partendo dalle richieste della Calabria, non è che il programma elettorale lo facciamo in ufficio a Roma, a Lamezia, a Bruxelles o a Reggio Calabria. Si ascolta, migliaia di risposte. Problema numero uno sottolineato da migliaia di donne e uomini in Calabria, la sanità. Ci sono decine di migliaia di calabresi che devono ascoltare. Ma io l'incontro in aereo, quando vengo in Calabria, ogni volta che poi riprendo l'aereo da Reggio o da Lamezia per tornare a Milano, io trovo, e poi arriviamo all'aeroporto, sui trasporti c'è tanto da fare, però stavo dicendo che Minniti si chiama. L'ultima volta ho trovato due signore intorno ai 50, poi alle signore non si chiede l'età, erano vicino a me di posto, ho chiesto da Milano. Si chiacchiera ovviamente quando sei in aereo, come mai andate a Milano per lavoro, per turismo, per trovare il nostro figlio? No, noi paghiamo quasi 1000 euro di biglietto andate e ritorno di albergo perché andiamo a Milano a fare la chemioterapia, perché le liste d'attesa in Calabria sono una vergogna a cielo aperto. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Ecco, senza far miracoli, però ovviamente, e la sanità non è colpa dei marziani, è gestita dalla regione, non è gestita da qualcun altro, è gestita dalla regione. Quindi se la sanità funziona bisogna dire bravi a chi la amministra in regione, se la sanità fa schifo evidentemente bisogna mandare a casa un sistema del Partito Democratico che in sanità ha fatto solo disastri, che invece di aprire ha chiuso, quindi una volta. Diritto alla salute, numero due, lo sentivo prima, infrastrutture e trasporti. Io personalmente ho firmato un emendamento alla manovra economica, noi siamo in aula in Senato lunedì per votarla, vediamo che cosa succederà. La statale 106 è la statale col più alto tasso di morti fra le strade, non in Italia ma in Europa. Una vergogna. E c'è da fare l'estrazione della tombola qua, fra la 104 e la 106. Serre Calabria, la A2, adesso non la chiamano più neanche Salerno Reggio Calabria, è cambiato nome così almeno, però se cambi nome non cambi il problema evidentemente. C'è il problema degli aeroporti, ma pensate un po', c'è il problema dei porti. Il buon Dio ha messo la Calabria in mezzo al mare, col mare da una parte e il mare dall'altra, e ovunque, questa è una fortuna, e i porti sono ricchezza. Qua siamo riusciti a disastrare perfino il sistema dei porti. Bravo! E noi vogliamo rilanciarlo questo sistema dei porti in maniera pulita, in maniera pulita. Un giornalista mi chiedeva fuori ma perché un calabrese dovrebbe scegliere la Lega? Ma al di là di quello che abbiamo fatto al governo e quello che facciamo dove governiamo, per un semplice motivo: noi non siamo mai stati in regione Calabria. Noi qua non ci siamo mai stati, quindi chiunque qua abbia governato qualcosina sulla coscienza ce l'ha, onestamente. Noi qua non abbiamo mai amministrato manco un condominio. E quindi poi uno guarda, siamo persone concrete, siete persone concrete, oggi nessuno mi ha chiesto assistenza, aiutini, favorini, opportunità, lavoro, però il lavoro senza infrastrutture non lo crei. Se hai un mare stupendo ma non ci arrivi a questo mare stupendo, il turismo non riesce a valorizzarlo, un piano spiagge, ovviamente bisogna combattere la criminalità organizzata ovunque, ricordando ovunque, in primis a noi stessi, che il primo nemico è la 'ndrangheta e la 'ndrangheta è merda. Va estirpata dalla casa.
e mi contestano l'uso dell'aereo della Polizia di Stato che usavo quando veniva in Calabria, quando ho inaugurato, me lo ricordo come fosse ieri, il commissariato della Polizia di Stato di Platì, in una palazzina confiscata alla 'Ndrangheta, o piuttosto che un'altra palazzina confiscata alla 'Ndrangheta a Palmi, che adesso è diventato un oratorio. Mi ricordo il Ferragosto dell'anno scorso passato a San Luca, in Aspromonte, per dare speranze. Io però me ne ricordo le facce di quei bimbi, di quelle mamme, di quei papà, che nonostante tutto e tutti non vogliono scappare, vogliono vivere là. Io penso che nei prossimi 5 anni noi abbiamo non il diritto, ma il dovere di offrire ai calabresi che non si arrendono e che non vogliono scappare la possibilità di lavorare e mettere al mondo dei figli a casa loro. Perché io da europarlamentare, quando giravo l'Europa, ma anche settimana scorsa ero ad Anversa e poi a Bruxelles, ma ne trovo a centinaia di ragazzi di Calabria che vanno a fare gli architetti, gli ingegneri, gli avvocati, aprono bar, aprono ristoranti, lavorano in farmacia. E non è possibile, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista affettivo, perché noi come paese, voi con le vostre tasse pagate l'asilo, la scuola elementare, la scuola media, il liceo, l'università, e sono centinaia di migliaia di euro di investimento su ragazzi e ragazzi che noi prepariamo belli formati e poi a 20 anni regaliamo alla Germania, al Belgio, alla Svizzera, a Londra, agli Stati Uniti, e qualcuno ci dice al posto di questi ragazzi, appunto, modello Riace, barconi, barconi, barconi. No. E, però lo dico, visto che per non essere attaccato è razzista, è fascista, è nazista, è golista, è sovranista, è populista, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto. Io vi dico che ovviamente questo vale per Reggio Calabria, io domani sono a Napoli o come a Milano. Donne e bambini che scappano dalla guerra hanno nell'Italia la loro patria presente e futura. Ovviamente l'uomo è corpo ma è anche anima, e quindi la scelta per la Lega sarà una scelta ovviamente di concretezza, liste d'attesa negli ospedali, treni, ferrovie, autostrade, case popolari, però chi sceglie la Lega fa anche una scelta di vita, una scelta di valori, in un momento storico in cui qualcuno da Bruxelles vuole cancellare tutte le radici, le identità, le tradizioni, i profumi, le culture. Chi sceglie la Lega sceglie il fatto che l'Europa e la Calabria o è cristiana o non è. Non si mettono in discussione i nostri valori, le nostre tradizioni. Io non credo quasi mai nessuno, però ho querelato quel parlamentare calabrese dei 5 Stelle che sostanzialmente mi attaccò perché io ebbi, secondo lui, il difetto di parlare della Madonna e della Vergine Maria, dicendo che chi in Calabria cita la Madonna lancia un segnale alla 'Ndrangheta, ma sempre chi? Anche perché qua a Reggio avreste il problema, visto che la Madonna della Consolazione qua è tutto un... Però, vabbè, lasciamo che i nostri bimbi vivano il Natale come la festa più bella dell'anno, e quindi con il presente, con i canti di Natale, con le recite, con Gesù Bambino, e lasciamo che i nostri bimbi crescano con le due parole più belle del mondo che a qualcuno danno fastidio, con la mamma e col papà. Però rendetevi conto del momento particolare e strano che stiamo vivendo. Se ci dobbiamo trovare un giovedì sera piuttosto freddo di dicembre a Reggio Calabria in una sala affollatissima a dire bravo a uno che dice che la mamma è la mamma e il papà è il papà. Rendiamoci conto del fatto che o interveniamo in fretta oppure potrebbe essere tardi, ma è come se dovessimo difendere il fatto che oggi è giovedì.
e domani è venerdì. Ma se lo dice Salvini, sicuramente uno del PD dice che oggi è domenica. Oggi non è giovedì, perché se Salvini dice che giovedì è un fascista, e io gli ricordo che qua dentro non ci sono fascisti, ma italiani orgogliosi di essere italiani. Grazie signora. Euro d'aumento. Ringrazio lei e ringrazio anche la signora che è entrata, mi ha detto che sono più magro di come sembra il terreno. Va bene, non contateci perché siamo belli, ma perché siamo un po' concreti, dai. Grazie signora. No, qua non ci sono persone eccezionali. Ci sono solo persone normali, e l'Italia e la Calabria hanno bisogno di cose normali, di persone normali che fanno cose normali, noi non facciamo niente. E vi posso dire che siccome ormai sono indagato dalle procure di mezza Italia, da Genova, da Roma, da Milano, da Torino, da Agrigento, l'inchiesta più pesante che comporterebbe fino a 15 anni di carcere è quella a mio carico per sequestro di persona, per aver bloccato gli sbarchi da alcuni barconi, e io vi dico che quando torno al governo rifarò esattamente le stesse cose. Senza cambiare nulla. Io anche in Calabria lavorerò per avere porti aperti per i turisti ma porti chiusi per gli scafisti. Se mi arrestano venite a trovarmi. Domani a proposito, domani partendo dalla Calabria, domani c'è pure un sciopero dell'Italia che attraverso l'Italia in treno, domani devo andare a Milano perché c'è la festa di compleanno di mia figlia, oltre che essere stata mia figlia. Però faccio tappa a Napoli, mi fermo domani mattina a Napoli e vado al carcere in Poggio Reale, però no, non di già signora, no, non mi sto portando avanti, conto di uscirne dopo un'oretta, però siccome molti perché mi hanno chiamato gli agenti della polizia penitenziaria, di solito i parlamentari vanno in carcere a trovare i detenuti, io vado in carcere a trovare i poliziotti. Perché quel genio del sindaco di Napoli, perché se voi avete dei problemi a Reggio Calabria non è che a Napoli stiano meglio, ha nominato come garante dei detenuti e quindi che avrà il confronto con i poliziotti un ex detenuto, giustamente uno dice come l'ex coordinatore fra virgolette dei parcheggiatori abusivi, quindi siamo al surreale signori, siamo al surreale. E sapete che tanti poliziotti vengono indagati o sospesi su denunce dei detenuti che poi si rivelano false, ma qual è il problema? Che i detenuti hanno l'avvocato gratis fornito dallo Stato, i poliziotti l'avvocato se lo devono pagare in tasca loro. Se non è normale, se non è normale. Vabbè, comunque ragazzi, al 26 gennaio oggi cos'è? Il 12, quindi a Capodanno ne mancano 19, più 26, 45. Ragazzi, sono 45 giorni. Come Lega siamo sostanzialmente pronti con liste fatte di donne e uomini, tutte le realtà calabresi. Poi però questi 45 giorni sono il vostro futuro. Io ovviamente tornerò in Calabria sia a dicembre che a gennaio, però la scelta è vostra. Io vi chiedo in questi 45 giorni di fare nei vostri paesi, nelle vostre comunità, a casa, in negozio, in ospedale, a scuola, in fabbrica, in posta, domenica, fuori dalla messa, sabato quando portate il figliolo a giocare a pallone, di fare quello che non posso fare io, dire ai calabresi rassegnati, perché ce ne sono tanti, e posso anche capirli, che li hanno provati tutti, li hanno visti tutti. Qua l'ultima volta alle elezioni politiche il 5 Stelle ha preso il 50%,
avevano eletto tutti e tutti, avevano vinto ovunque. E cosa hanno portato in casa in Calabria? Quindi io però ho bisogno che voi scaldiate la testa e il cuore dei calabresi rassegnati. Noi non promettiamo miracoli, non arriva Salvini che ha delle idee geniali, noi promettiamo una buona amministrazione, perché laddove la Lega governa, dal Veneto alla Lombardia, gli ospedali funzionano, le scuole funzionano e i treni funzionano, senza idee geniali. Però a me piacerebbe che in Calabria venissero approvate, i consiglieri della Lega lo proporranno appena eletti, alcune leggi che funzionano laddove governiamo. Pensiamo ad esempio alle case popolari. Regione Lombardia, per accedere alle case popolari devi essere residente in regione da almeno 5 anni, altrimenti non partecipi neanche al bando delle case popolari. In Regione Friuli, Venezia Giulia, per fare un altro esempio, c'è il bonus per gli asili nido, anche a casa mia, per mandare all'asilo nido, non so quale sia la retta di Reggio, però a Milano con meno di 500 euro tu non te la cavi per mandare il bimbo al nido. Ebbene, qua non ci sono, qua bisogna vincere, prima in regione e poi in comune, perché farli gratis devi averli. No, noi abbiamo messo una norma per cui diamo il contributo solo se la mamma e il papà ovviamente lavorano, stanno cercando lavoro, per evitare di fare l'ennesimo regalo magari a un cittadino straniero che sta a casa, non fa un accidente dalla mattina alla sera e gli dai pure l'asilo nido gratis per il figliolo. E in questo modo il 90% dei contributi va a mamme e papà italiani che ne hanno realmente bisogno. Quindi siccome non c'è tutto per tutti, prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. E poi ragazzi, dipende da voi, in questi 45 giorni seminare entusiasmo, possibilità di cambiare, perché si può cambiare. Quando io sono arrivato al Ministero dell'Interno e arrivavano i barconi, perché arrivavano prima, io arrivo al Ministero dell'Interno e devo orientare a capire dove è l'ufficio, dove sono i collaboratori, i prefetti, le questure, i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, e iniziano a sbarcare ancora questi barconi. E io chiedo a chi c'era lì, scusate però, non è possibile che noi non possiamo fare niente. No, però ministro, la normativa europea, qua il codice su e là, la norma di Amburgo, il codice della navigazione, le ONG, pim pum pam, non si può fare niente. Allora, una volta non si può fare niente, due volte non si può fare niente, al terzo ha detto, siccome spetta al Ministero dell'Interno indicare il porto di sbarco, e io mi ero stufato di indicare i porti di sbarco, la terza volta che mi hanno detto, mi chiedo, ministro, c'è sto barcone con altri 300 immigrati, qual è il porto che lei mette a disposizione in Italia? Aspetti che la richiamo fra 10 minuti, faccio due telefonate, la norma internazionale, pim pum pam, richiamo in ufficio e dico, sai cosa c'è? Oggi non c'è neanche un porto disponibile in tutta Italia per far sbarcare. Non c'è. E dal 2023 abbiamo ridotto gli sbarchi del 90%. Guarda caso, c'è il nuovo governo da 3 mesi e gli sbarchi sono più che raddoppiati. E noi abbiamo anche ridotto il numero di morti e dispersi in mare, perché quelli che si dicono buoni, quelli che li fanno partire, sono poi quelli che li fanno annegare sul fondo del mar Mediterraneo. Non sono buoni, non sono buoni. Hanno bisogno di schiavi e io non voglio gli schiavi. Hanno bisogno di quelli che poi mandavano anche in Calabria delle baraccopoli. Mi ricordo San Ferdinando, Rosarno, indegne di un paese civile nel 2019. Noi dobbiamo ospitare, ci possiamo permetterci di ospitare, non far morire la gente nelle baracche. Questa non è solidarietà, è business. E infatti guarda caso qualcuno poi è stato pure arrestato, perché con l'immigrazione ci faceva i quattrini. Quindi ragazzi, sono 45 giorni, io vi devo dire che vi invidio e tutta Italia vi invidia, perché voi votate, perché voi avete la fortuna di votare, mentre a Roma c'è gente attaccata alla poltrona che pur di non mollare la poltrona voterebbe anche la fatta turchina della Presidenza del Consiglio. Ormai è un lusso votare in questi tempi. Oggi a proposito stanno votando in Gran Bretagna, ci hanno detto che noi non potevamo votare in autunno se no era un casino. Poi in autunno hanno votato in Austria, hanno votato in Polonia, voteranno in Israele, stanno votando oggi
oggi 12 dicembre stanno votando in Gran Bretagna, tutto il mondo normale se non c'è un governo va a votare, hanno votato in Spagna, qua no, qua PD, 5 Stelle, Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, io però sono convinto che il tempo sia galantuomo. E vi posso dire che secondo me, se grazie a voi vinciamo in Calabria e in Emilia Romagna, qualcuno fa le valigie e se ne va. E vi posso dire che sicuramente si fa, io ci metto l'anima, poi ho mille difetti, però ci metto, penso che si capisca che ci metto il cuore, quello che faccio ci metto passione, sono dei pesci, ho la testatura, poi ho dei limiti, ho dei difetti, per carità di Dio, però no, sono pesci d'acqua dolce, non sono... No, ma la democrazia è bella, se c'è. Prima eravamo a Vibo Valentia e c'era tantissima gente, sono stato io ovviamente anche lì mezz'ora a fare le foto, e ce n'erano due vestiti di rosso che urlavano, due. Uno che urlava con tutta la voce, ma poveretto mi faceva anche tenerezza, perché poi stava perdendo la voce, fascisti, una roba che ma mi sembrava lo stesso, no, invece era lì da solo con questa bandiera, fascisti, avrei voluto parlare con questo signore per chiedere che problema ha, se ha bisogno di una carezza, di un abbraccio, di una camomilla, di un ricostruimento, di un libro, di una poesia, questo urlava fascisti, io mi giravo e c'erano operai, agricoltori, signore col grembiule, dei bambini, due disabili in carrozzina, e io cercavo dei fascisti e non li trovavo, però io vedevo i fascisti, probabilmente sotto effetti di non so che, però ma quando gli manca gli argomenti è questo, e pensate che io sono capo dei dittatori, dei fascisti, ma sono strano perché sarei l'unico dittatore che chiede che il popolo voti, cioè noi che siamo dittatori vogliamo che il popolo voti, loro che sono democratici non vogliono che il popolo voti, perché se il popolo vota è una roba strana. In tutto il mondo ci sono manifestazioni di piazza, i gilet gialli a Parigi, i giovani a Hong Kong, in Venezuela, a Mosca, ovunque ci sono manifestazioni di piazza dell'opposizione contro il governo. In Italia siamo gli unici che abbiamo le manifestazioni di piazza coordinate dal governo contro l'opposizione. E quando li intervistano, gli chiedono, ma voi cosa volete fare? Non lo so, ma noi siamo contro Salvini. In Calabria io voglio ridurre le liste d'attesa negli ospedali per le donne che si devono curare in Calabria. Non mi interessa la filosofia. Vabbè, quindi gli lasciamo il contro e noi offriamo idee, sorrisi, proposte. Ne approfitto, se non ci rivedremo, spero di sì, però per augurarvi in anticipo un buon Santo Natale di serenità. E poi una sola riflessione, permettetemi di dire una cosa sottovoce, sono commosso dell'accoglienza che la Calabria mi riserva, perché fino a qualche anno fa io non avrei mai pensato di essere visto come il liberatore della Calabria, e voi non avreste mai pensato.
Cerca il resto di qua. Marco.